le più grosse orchestre al mondo, la Boston Symphony Orchestra e l'American Symphony di New York. È stato assistente direttore dell'Orchestra Sinfonica di New York, ha lavorato con Daniele Gatti, è uno dei primi 5 direttori d'orchestra al mondo. È stato il conduttore, il direttore principale della Princeton Symphony Orchestra e tra l'altro ha studiato ovunque. Io qui ho un curriculum che oggi vorrei leggervi tutto, ma che non farò. E quindi ha studiato a Venezia, a New York, si è diplomato in composizione, pianoforte. E, beh, che altro dire, Fernando? È per me è un onore ed è difficile presentarti, quindi io a questo punto lascio la parola a te, che insomma ti sai presentare sicuramente meglio. Buon intervento. Mi sentite? Funziona il microfono? Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io sono Fernando, chiamatemi Fernando, quindi senza maestro mi chiamate Fernando e ci diamo del tu tutti quanti. Allora, è un'esperienza molto particolare la mia essere qui, ovviamente. È quello di condividere la mia esperienza di vita, quello che in fondo è collegare più o meno a quello. Io sono stato qualche tempo fa, un'ora fa, un paio d'ore fa, ho assistito la lezione del dottor Barbato e cerco di riallacciare i suoi insegnamenti sulla mia esperienza di vita e quanto possono influire questi contenuti, secondo me importanti, quelli che ha illustrato Simone. Quindi la mia esperienza, io sono italiano ovviamente, ho studiato in un piccolo paese di provincia, Isernia, provincia, attenzione, noi Cattero, giusto? 22.000 abitanti, provincia di Isernia 22.000 abitanti, quindi siamo più o meno allo stesso livello. La regione Molise, che fa parte della regione Molise, 300.000 abitanti. Quindi siamo in un contesto piccolissimo. Perché sto dicendo queste cose? Perché mi sono diplomato a Campobasso in pianoforte, mi sono laureato in direzione d'orchestra a Venezia, quindi ho avuto l'occasione di uscire fuori dall'ambito nostro provinciale, diciamo regionale. Dopodiché il dramma dei giovani, che faccio dopo la laurea? È un punto interrogativo, avevo 25, 26, 27 anni quando ovviamente avevo questo sogno della mia vita, cioè quello di fare il direttore d'orchestra. Avevo 11, 12 anni quando io avevo già deciso di diventare un direttore d'orchestra. Era il mio sogno, fare il direttore d'orchestra. E mi ricordo quando ero piccolino, ascoltavo e mi chiudevo nelle mie stanze, nella mia cameretta, ascoltavo musica classica. Ero affascinato da questo genere di musica e sognavo, qualche giorno vorrei provare questa esperienza. Ovviamente avevo 12-13 anni, sai, il suono di avere un'orchestra che immaginavo attraverso i dischi. Apro parentesi, Isernia non ha un'orchestra e la regione Molise non aveva un'orchestra, per cui io rimaneva ancora di più il fatto che il fatto di non poter assistere e ascoltare un'orchestra dal vivo diventava un'utopia per me. Ma la chiave che ha cambiato la mia vita è stata nel momento in cui ho ascoltato
un concerto dal vivo. Mi ricordo ancora il pezzo, era il preludio del Lohengrin di Wagner. Rimasi così sconvolto, erano 70 persone, un'orchestra enorme di 70 persone, e lì decisi, io voglio fare il direttore d'orchestra. E chiesi a mia madre, ho detto, mamma, io voglio fare il musicista. Dopodiché continuavo a ascoltare musica, opera, sinfonico. Mia madre si rendeva conto che prendevo lezioni, mia madre si rese conto che ero appassionato alla musica, mi iscrisse lezioni private di musica, andavo bene. E lo stesso insegnante disse, io ormai suo figlio in una situazione in cui o lo fa sul serio oppure non bastano le lezioni private e di strimpellare il pianoforte. E disse, forse è il caso che Fernando ha bisogno di andare in conservatorio, di fare una missione al conservatorio. A quei tempi, ancora adesso, le ammissioni per entrare nel conservatorio erano a circuito chiuso, cioè richiedevano un esame di ammissione, quindi non era per tutti la possibilità di andare, iscriversi e fare lo studente del conservatorio. Quindi feci l'esame e mi ricordo l'insegnante della commissione mi disse, ma perché sei venuto al conservatorio? Avevo 12 anni, facevo la prima media, ho detto, perché mi piace la musica classica. Ho detto, come ti piace la musica classica? E che cosa ascolti? E mi ricordo che ascoltavo in quel periodo il primo atto della Tosca di Puccini. E loro, la commissione mi disse, gli fecero la sonatina, portai la sonatina di Clementi, che è un brano molto piccolo, semplice per un ragazzetto di 11 anni. Dopodiché mi dissero, ma veramente ti piace la musica classica? Ho detto sì, ma tu sapresti cantare o accennare qualcosa? E gli cantai il primo atto della Tosca. E vedevo la commissione che sorrideva, rideva, e come mi infastidiva il fatto che loro ridessero. Dicevo, ma perché questi ridono? Cioè, mi hanno chiesto di cantare. Poi alternavo i vari caratteri, cambiavo voce tra il basso e il tenore, cioè, e loro rimasero, ovviamente, penso, e la mia interpretazione è, rimasero un po' stupefatti da questa cosa. Comunque, riuscirgli a vincere il concorso, quindi feci il corso di pianoforte, il corso di pianoforte è di 10 anni, quindi ho fatto il corso di 10 anni, e ovviamente studiando mi resi conto che era la mia passione, cioè fare musica era la cosa più bella che io volessi fare. Poi ho fatto in sovrapposizione al pianoforte 10 anni di composizione. Che cosa significa la composizione? Sarebbe un po' come nella medicina l'anatomia, cioè la cosa più importante che è nello studio della musica. E dopodiché con il corso di composizione richiede il corso di direzione d'orchestra. Sono altri 10 anni, però sovrapposti, sono stati più o meno, vengono riconosciuti 7 anni da composizione e poi gli ultimi 3 in direzione d'orchestra. Per cui ho fatto pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Però nello stesso tempo ho cercato di creare le opportunità che mi potessero dare l'opportunità di fare la mia carriera. Ora, pensate per un momento, un musicista pianista ha che cosa fa? Deve studiare, deve fare i suoi esercizi, ha il pianoforte in camera, studi, fai 6, 7, 8, 10 ore al giorno di studio. E un direttore d'orchestra che cosa fa? Non ha un'orchestra, cioè un'orchestra di 40 persone, 50 persone o 10 persone. Quindi per i direttori d'orchestra già trovarsi la possibilità di dirigere
davanti a un'orchestra è un miracolo. È quasi impossibile trovare la possibilità e dare l'opportunità di stare davanti a un'orchestra. Che cosa io ho fatto? Ho creato da piccolino con i miei compagni di conservatorio, ho creato altri gruppi piccoli di 6, 7, 8, 10 persone, a dare questa possibilità di avere la percezione di essere, che cosa significava stare davanti a un'orchestra. Dopodiché i miei studi, terza laurea, ho detto qui ci sta qualcosa che non funziona per me, che faccio? Nello stesso tempo mi si dava la possibilità che un piccolo paesino della provincia di Isernia, Pettoranello, ancora aveva creato un sister city, cioè un gemellaggio tra Princeton, che è l'università più grande, probabilmente in matematica e fisica, la più importante università al mondo. Albert Einstein è stato il suo insegnante, cioè Albert Einstein ha insegnato a quell'università. George Bush, Clinton, Nixon, i più grandi presidenti degli Stati Uniti hanno studiato in quell'università. Quindi vi rendete conto la qualità artistica educazionale dell'università, è importantissima. Oggi al momento è la cattedra di fisica, di ingegneria e di matematica, sono George Nash. Avete visto Beautiful Mind? Io l'ho conosciuto quando io stavo lì a Princeton e insegnavo direzione d'orchestra, l'ho incontrato nel campus dell'università. Quindi il livello è di altissimo livello. Allora, che cosa feci nella piccola comunità di questo paese? Ovviamente gli italo-americani, con la bellezza, la semplicità, l'umiltà delle salsicce, pasta e fagioli o tacconelle e ceci, insomma, ovviamente devi fare, se vuoi avere successo in America, devi prendersi il pezzo di carta in America. E allora io riflettevo su questa cosa qui. Ho detto, ma effettivamente, essendo gli americani un po' nazionalisti, a differenza degli italiani, loro sono convinti tendenzialmente che le università migliori al mondo sono quelle americane e la sanità è assoluta è a quella americana. Ora, a prescindere se uno è d'accordo o non è d'accordo, loro sono convinti che la sanità e l'istruzione è la migliore al mondo. Però a questo punto, questa mia lungimiranza è stata in questo, che quando sono rientrato negli Stati Uniti, io ho fatto domanda all'università. Anche lì, ovviamente, è a circuito chiuso. Juilliard, vi faccio la Juilliard, del conservatorio più importante al mondo, di New York. I candidati della direzione d'orchestra ne prendono due all'anno. Philadelphia, che è la Curtis, dove Leonard Bernstein, Menotti, Giancarlo Menotti, Copland sono usciti da quel conservatorio, ne prendono uno all'anno. Io ho buttato curriculum in varie università, ovviamente non risposte molto belle. Io ovviamente vengo da un ragazzo di provincia di 22.000 abitanti, cioè io non mi rendevo come andava il mondo, cioè per me era più il sogno di fare il direttore d'orchestra e diventare il grande direttore d'orchestra. Dopodiché ho fatto diversi curriculum e ricevetti questa lettera, disse siamo interessati, però se tu vuoi vieni, ci segui per un anno e mezzo, due anni, dopodiché decidiamo se tu vali o meno, ti prendiamo.
Questa università è la Heart Music, che è considerata tra le prime 10 università di musica, non università, no Hartford, l'università, il conservatorio di musica, è considerato tra le prime 10 scuole degli Stati Uniti. Attenzione, che significa tra le prime 10 scuole degli Stati Uniti? Cioè, il territorio degli Stati Uniti è due volte più grande di quello dell'Europa, per cui essere tra le 10 università conservatori di musica, tra i primi 10, è un grosso, ha un nome molto prestigioso. Ho fatto questo corso, dopo un anno e mezzo, l'insegnante ha detto: guarda, secondo me ce la puoi fare. Noi abbiamo deciso, se vuoi rimanere negli Stati Uniti come studente universitario, ti prendiamo il diploma. Lì ci sono diversi step, c'è il bachelor, il diploma per i solisti, poi c'è il master e poi c'è il dottorato di ricerca. Io ho fatto il master e poi ho fatto il dottorato di ricerca in musica e con grande umiltà ho con il massimo dei voti, quindi sono stato considerato, ho avuto borse di studio. Dopodiché l'insegnante, che è considerato ancora vivente, adesso ha 85 anni, è stato uno dei più grossi direttori d'orchestra come insegnante accademico, attenzione, non Muti o Claudio Abbado, era un insegnante ed è considerato tra i più grandi interpreti di Gustav Mahler, che è un compositore famosissimo a livelli di Beethoven, Mozart, Brahms. Gustav Mahler, viennese, lui è stato direttore principale della London Symphony Orchestra per quasi 6 anni. E attraverso lui credeva in me e ha detto: guarda, secondo me è tempo per te di andare avanti con la tua carriera. Ho parlato direttamente con l'executive director dell'American Symphony Orchestra, che sarebbe la seconda orchestra più importante di New York. Vi ricordo, apro parentesi, non lo faccio con buffoneria, di spavalderia, però vi dico: New York, con 32 milioni di abitanti, dove c'è una multietnicità che è probabilmente 10 volte più grande di quella di Londra e di Berlino, essere assistente direttore della musica, guardi, secondo me puoi andare, ho parlato già col direttore, l'esecutivo diretto, se vuoi vai a fare l'assistente direttore. E io ho avuto, grazie al mio insegnante, ho avuto questa occasione di lavorare come assistente direttore all'American Symphony Orchestra, Lincoln Center. Non so se c'è qualcuno di voi conosce New York, è nel cuore, nel Central Park, cioè sarebbe proprio nella 60th Avenue, tra la Fifth Avenue e la Sixth Avenue, diciamo è Piazza di Spagna, Barberini, via Barberini, cioè via dei Condotti, cioè siamo a quei livelli. Quel teatro è formato da 4 teatri contemporaneamente. C'è la New York Symphony Orchestra, quindi sinfonico, c'è il Metropolitan, che c'è il teatro più grande al mondo in opera, dove esibiscono le opere. Poi c'è il balletto, che è riconosciuto tra i balletti di Nadia Boulanger, non so se lo conoscete, il balletto a New York, quello francese, dove ha insegnato Nadia Boulanger, che è ai livelli al mondo la più grande insegnante di balletto. Poi c'era la biblioteca di New York, quindi c'era la New York Symphony Orchestra, il Metropolitan, il balletto, la biblioteca, nell'arco di probabilmente di 100%. E io avevo la possibilità, con i pass, come assistente, l'American Symphony della mia orchestra, dove stavo io, avevano 12 concerti l'anno, loro avevano un concerto al mese.
avevo la possibilità di lavorare con queste, con il mio pass. Quindi andavo a vedere James Levine, andavo a vedere Riccardo Muti, andavo Claudio Abbado, veniva i Wiener Filarmoniche, venivano i Berliner Sinfoniche, London Symphony, che a volte facevano i tour europei tra Londra e gli Stati Uniti, per cui io ho avuto la fortuna di assistere e di vedere più grandi solisti e direttori di orchestra e le più grandi orchestre al mondo, dal vivo. In più, come assistente direttore, il repertorio dell'orchestra se stessa, della stessa orchestra, aggiungeva questo bagaglio culturale enorme. C'è un passaggio che ho scavalcato. Prima, quando io fui invitato all'università, il mio inglese era a livello agreste, cioè per farvi capire, il mio in corso, io ho fatto il liceo scientifico, cioè avevo una media del 4 o del 5 in inglese, quindi i miei voti di inglese erano le minime all'estero, tu c'hai Mosca meno 4, Stoccolma meno 3, insomma era più o meno a quel livello là. Quando io feci ammissione all'università della Art School of Music, dissero: carissimo, tu hai molto talento, però devi mettere a posto la lingua, perché altrimenti, se tu sei uno studente, come faccio a insegnare se tu non conosci la lingua? E quindi dovetti fare il TOEFL, non so se voi sapete, c'è cioè un passaggio, un esame in inglese, che l'università stessa di musica mi preparò per quasi un anno o 2 anni l'esame del TOEFL. E lì fui lungimirante, perché voi sapete, la musica è un linguaggio internazionale, cioè la musica da qualsiasi parte del mondo, il linguaggio è quello, è quello. Allora che cosa feci? Io mi segnai ai corsi di musica, ma tolsi, quindi storia della musica, storia della letteratura inglese, ovviamente perché io avevo delle grossi limiti di inglese, ovviamente. Quindi ho cercato di tamponare in quel periodo per avere questi risultati. E mi ricordo che iniziavo la mattina, dalle 8 la mattina alle 4 studiavo inglese. E poi avevo un paio d'ore di riposo, poi iniziavo verso dalle 18 alle 10, avevo i corsi di musica. Questo l'ho fatto per un anno e mezzo. Ovviamente tutto tenendo conto che i costi erano enormi, cioè i corsi universitari erano, le università americane costano molto. Casa, affitto, casa. Io avevo questa borsa di studio dove mi affidarono come assistente direttore di un'opera company locale di 50.000, una provincia di 50.000 abitanti, e avevano 3 opere all'anno. E io ho detto, e loro mi chiamarono e disse: allora, visto che tu sei italiano e conosci bene l'italiano, l'opera ovviamente è italiana, cioè i testi delle opere, la maggior parte delle opere sono italiane, quindi io dovevo assistere anche alle prove per aiutare la dizione degli italiani, dei direttori, degli studenti, dei cantanti. E mi davano 15.000 dollari l'anno, ancora ricordo. Ovviamente siamo più o meno ai costi di 35.000 dollari l'anno di costi tra università, casa, affitto di casa, macchina, quindi riuscivo a coprire il 50%. Tornavo dagli Stati Uniti, attività concertistiche nel Molise, in Toscana, altri facevo dei concerti, insomma, arrotondavo la cosiddetta. Arrotondavo la giornata, però avevo una parziale
autonomia economica per gli studi universitari. Dopodiché, quindi, ritorniamo, questo è importante questo passaggio, perché l'università, grazie all'università, due concetti importanti. Il primo è che mi ha dato la possibilità di conoscere bene l'inglese. E io ho avuto la fortuna di essere confrontato in un contesto accademico universitario. Attenzione, l'università, cinesi, coreani, giapponesi, spagnoli, portoghesi, tedeschi. Cioè io ogni giorno avevo maree di studenti che andavano lì a studiare musica, ma io confrontavo l'approccio accademico italiano, la differenza, io riuscivo a capire se c'era un'accademia, cioè la Germania come viene insegnata la musica. Vi siete mai chiesti, per esempio, qual è l'approccio universitario tedesco rispetto a quello italiano? Qual è l'approccio universitario portoghese a quello italiano? E in più, oppure l'approccio universitario tra la Spagna e l'Italia? E in più, quello americano, statunitense. Quindi io avevo la possibilità di confrontarmi anche alla pari di studenti, come io ero un semplice studente, così, di parlare le lingue. Cioè io adesso l'inglese penso di conoscerlo bene, 16 anni sono stato negli Stati Uniti. Quindi ho studiato all'università americana anche il tedesco, lo scrivo, non lo parlo bene ma lo scrivo, quindi sono in grado di leggere il tedesco, l'inglese è un pochito, e puedo hablar español un pochito. Apro la parentesi, tenendo sempre conto, un ragazzo di paese di 20.000 abitanti, da una famiglia, io sono cresciuto soltanto, io ho perso mio padre, avevo un anno e mezzo, per cui non provengo da una famiglia molto ricca o politica, cioè ero semplicemente una persona, un punto interrogativo della vita. Mia madre, ovviamente, ogni volta che si tornavo da New York, i pianti tra famiglie, fratelli, oh mamma, pa! Sai, i nonni, te ne vai, questo è così. Insomma, erano delle cose brutte. Ovviamente lasciare il tuo paese, gli affetti, 16 anni, non è semplice. Però l'ho fatto. Mi sono laureato. Sono diventato assistente direttore dell'American Symphony, dopodiché grazie a quel lavoro ho fatto concorsi all'interno degli Stati Uniti. Più o meno a loro ogni provincia ha un'orchestra. Ora, che cosa significa? Tu non puoi esigere, tu appena laureato, in direzione dell'orchestra, è come se io mi laureassi al Conservatorio di Venezia e che poi pretendo io vado a dirigere la Scala di Milano o il Santa Cecilia di Roma. Ritorna l'esperienza americana ed è un concetto importante per voi e ci tengo a dirlo questo. In America, negli Stati Uniti, ci sono degli stage, cioè dei passaggi intermedi che danno la possibilità agli studenti. Io come direttore d'orchestra ero un'orchestra giovanile, attenzione, non professionisti, di studenti. Erano studenti più o meno sui 20 anni. Orchestre che fanno paura, cioè giovanile uno pensa, cioè suonavano da Dio. Però che cosa significasse inserirmi in uno stage, un passaggio intermedio che mi poteva confrontarmi in realtà professionisti. È come se uno, non lo so, un laureato in economia aziendale e diventa il CEO della Fiat. È impossibile che uno possa arrivare a quello.
Però se inizi a fare il CEO di un'azienda di 50.000 abitanti o 50.000 euro e non di 50 milioni l'anno, inizi a entrare in un'ottica e ti preparano per poi arrivare a primo livello, secondo livello, terzo livello, quarto livello. Con l'orchestra giovanile, voi sapete il problema, il dramma dell'Italia sono i sindacati ovviamente, e ci sono anche negli in America ci sono i sindacati e hanno e anche lì sono visti in maniera molto negativa. E adesso faccio una battuta. Nell'orchestra giovanile, quindi sono giovani, ci sono addirittura, io facevo questo scorso perché essendo un giovane ci sono i genitori, ma lì sono molto accaniti, cioè sono molto competitivi. Cioè immaginate per un momento che se un loro figlio possa essere un membro della Greater Princeton Youth Orchestra, cioè nell'Università di Princeton, come studente nell'orchestra della Princeton, della University di Princeton, è molto competitiva e tutti vogliono, tutti i figli o i genitori vogliono che i figli vadano lì, perché ovviamente che cosa significa? Il sistema, voi lo sapete, cioè se si riesce a entrare in una Ivy League universitaria hai più o meno un margine del 70% di lavoro sicuro. Un laureato in Princeton o Harvard o Yale, Stanford, Columbia University, hai un 70-80% di sicurezza totale di lavoro, cioè loro già sanno quando si laureano, che già sanno, sono l'80% di possibilità che trovano il lavoro. Attenzione, non il lavoro a 1.100 euro al mese, ma addirittura 700-800 mila dollari l'anno. E loro lo sanno, gli americani sono molto molto ambiziosi. C'erano delle persone alla Wharton University, non so se voi conoscete qualcheduno laureato in economia e commercio. Wharton University, conosce, no? Cioè, se esci da quella università, diventi nel giro di 10 anni multimilionario. Già Mary Lynch, Johnson & Johnson, quindi inizi già a entrare a viaggiare a livelli di milioni di dollari all'anno. Quindi che cosa significa? Che il concetto in tutto questo qual è? Che c'è un filtro negli Stati Uniti che è partito già dalle università. Cioè loro cercano di filtrare, ovviamente abbiamo una disoccupazione come quella che è in Italia, è così alta, cioè loro cercano, hanno studiato questo modo per filtrare, di selezionare gli studenti. Quindi già noi sappiamo se uno si laurea alla Harvard University quasi sicuramente troverà il lavoro. Io tra le prime 10 avevo il 50%. Ora, mettetevi nelle mie condizioni, da un paesino di 20.000 abitanti, e io potevo riuscire a guadagnare 50-60 mila dollari l'anno, non erano 600 mila dollari, però nello stesso tempo che mi si desse la possibilità davanti a trovare e studiare con un'orchestra. Vi ricordate quando vi ho detto, mentre il pianista ha il pianoforte a casa sua, il direttore d'orchestra non ha un'orchestra. Già il fatto di avere la possibilità di avere 12 concerti all'anno davanti a un'orchestra è un miracolo. Fidatevi, è un miracolo. Cioè nessuno lo può fare. Quindi da questa carica come America, quindi grazie che io
ricorderò e porterò nel mio cuore. Lui ha 85 anni, cioè è stato lui che mi ha aperto le porte perché ero uno dei suoi migliori allievi. Mi ha inserito come assistente direttore dell'American Symphony. Incominciai a fare domande in altre orchestre, ovviamente non Boston Symphony, però c'erano delle orchestre più piccoline, con meno budget, così, che mi davano la possibilità di dirigere. Ora, per farvi capire, il concetto delle orchestre è un po' come quello delle aziende. La qualità dell'azienda è in base al budget annuo. Cioè, se la Fiat, io non lo so, butto 100 milioni di euro, è prestigiosa. C'è l'azienda di Isernia che ne ha 2 milioni di euro, ha meno prestigiosità rispetto alla Fiat. Che cosa significa? Che però mi davano la possibilità di avere degli stage intermedi, di salire un po' alla volta. Allora, Fernando, laureato al massimo all'università, Fernando l'American, poi... Oh, ma qua è diventato anche direttore d'azienda. Poi è diventato, ah, ma che budget? C'ha 500.000 euro. Allora, ah, però, come vedete, ogni step è costruito dal sistema. Questo è quello che è importante. Cioè, c'è un sistema dietro, costruttivo, da parte del governo, quindi dagli Stati Uniti e in Germania anche così, e in Francia è diverso, ma c'è. Purtroppo in Italia non vedo che c'è. Mi dispiace. E non lo dico in senso, perché io non lo dico in senso disprezzativo, anzi, io stando via a 16 anni, io ho apprezzato le cose belle che l'Italia ha. Tacconelle e ceci, pasta e fagioli, vongole e spaghetti, formaggi, salsicce, prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele. Gli americani, che arrivano adesso, viene importato anche negli Stati Uniti. Io quando ando nei supermercati americani, io trovo il San Daniele. E ho trovato, avevo trovato il caciocavallo, che è un paesino della provincia di Isernia, di capra cotta. L'avevo trovato sotto casa nel New Jersey. Ho detto, ma com'è possibile? Il caciocavallo a capra cotta così. Quindi, cioè, non è l'America di 50 anni fa, insomma, che... Apro parentesi. Questo mi ha dato la possibilità di crescere il mio curriculum. Il mio guadagno più o meno eravamo sui 50-60 mila dollari, insomma è uno stipendio dignitoso per gli Stati Uniti, che mi permettevano di essere assistente direttore di un altro grande direttore d'orchestra, Daniele Gatti, non so se l'ha mai sentito, a livelli di Riccardo Muti, ecco, Claudio Abbado, siamo a quei livelli. Lui è ancora direttore stabile della National Orchestra de France, Royal Philharmonic Orchestra di Londra, è stato direttore ospite principale dei Wiener Philharmonic, dell'Orchestra di Vienna, che è probabilmente l'orchestra più importante al mondo. Quindi immaginate, lavorando con artisti di questo livello, il bagaglio culturale che io ho ricevuto. Avevo una media di 7-8 viaggi all'anno tra New York e Roma, all'anno. Mosca, Varsavia, Praga, Parigi, Londra. Conosco molto bene Londra, Vienna, Boston. Conosco molto bene Boston, New York, bene, Philadelphia, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Hong Kong. Non lo so se ne ho dimenticate qualche altra persona, però attenzione, non a fare il turista, a lavorare in questi posti. Quindi che cosa significa che io riesco a capire il sistema operativo locale. Non vado a vedere la Torre Eiffel. Io sono andato a lavorare. Sapete quante
sfaccettature che io riesco a cogliere quando vado a lavorare sul luogo. Come sono i francesi? Sono bravi, sono stronzi. I londinesi come sono? La differenza della multietnicità tra gli ebrei, tra i cattolici, tra i protestanti. E così, eccetera, eccetera, eccetera. Io ero arrivato al punto in cui, quando io salivo dalle scalette degli aerei, mi veniva il vomito, non ce la facevo più. Tornai una delle mie estate, tornai e dissi: mamma, io sono stanco. Ho detto: ma come? Hai fatto tutto questo? Adesso sei stanco, a 46 anni non ti puoi permettere di essere stanco. Ho detto: ma io devo prendermi un anno sabbatico, cioè devo riposarmi. Mi manca proprio lo stile di quello che dove io sono nato, cioè tradizioni contadine, di campi, buon cibo, c'è cioè una vita molto rilassante, soprattutto nel mio campo dove c'è un'invidia che vi assicuro, cioè, ti devi guardare sempre alle spalle perché altrimenti ti pugnalano. Io ero quando a New York quando uno deve fare le diete. Io perdevo quasi dal mezzo chilo ai 700-800 grammi al mese. Era una vita molto molto stressante. Mi ricordo bisticciavo con le hostess in inglese, certe volte parolacce in tedesco, in inglese, cioè ero arrivato al punto in cui stavo stanco, stavo proprio stanco e dissi a mia madre: mamma, devo riposare, devo fare qualche altra cosa. Ora, questo cappello, ve lo dico, non voglio uscire fuori argomentazione, però è necessario per farvi capire quello che ho fatto, con grande umiltà, ve lo dico. Quindi ritornando a noi, ritornando all'emotional management che Simone sta cercando di farvi capire, ma la cosa più importante è la consapevolezza che Simone, il dottor Barbiardo, ha detto, è la consapevolezza. Immaginate in questo momento un ragazzetto, 20.000 abitanti di provincia, che grado di consapevolezza ho? In un conservatorio che ha più o meno 1.500 studenti. Juilliard, a New York, dove io stavo, hanno più o meno un 300.000 studenti. Essere studente di un insegnante che è stato direttore principale della London Symphony Orchestra, essere assistente di Daniele Gatti, come Opera France de France, Opera Nationale de France, della Royal Philharmonic Orchestra. Che cosa significa? Che la mia conoscenza mi ha permesso non soltanto quello di salire di grado, ma anche la consapevolezza di quello che ho. E si ritorna a quello del dottor Barbato, quando sbaglio Simone, quando parlavi della consapevolezza, puoi riallacciare quel concetto fondamentale per me. Lo puoi ripetere un attimo alla platea? Aspetta, Anche qualche slide. il microfono, se no devi pagare 10 euro. Ah, grazie. Uso questo qui. Innanzitutto vorrei testimoniare che effettivamente lo streaming funziona.
Ci siamo, ecco. Questo è un po' di ritardo. Quindi potete vedermi anche lì se volete. E, allora, dove stavamo? Consapevolezza. Consapevolezza è qualcosa di abbastanza complesso in realtà. Da questo, se no effettivamente. Grazie. Cosa di davvero particolare. Ad esempio, voi adesso siete consapevoli del vostro stato fisico e mentale? Provate un attimo ad alzarvi, vediamo la differenza dopo che vi siete alzati. Ecco, osservate voi stessi come siete consapevoli adesso, è un livello di consapevolezza un po' differente. Provate anche un po' a sgranchirvi in questo modo. Che succede? Fate qualche saltello. E come vi sentite? Meglio. Ok, sediamoci. Vedete che la consapevolezza va indagata, va ricercata. Noi, facendo due saltelli, alzandoci un attimo, abbiamo ritrovato un livello di carica energetica, o mi sbaglio? Sono cose che effettivamente vanno provate, perché se ve le dico, magari non ci credete. E la consapevolezza è questo, in realtà non può essere insegnata, perché è un fenomeno estremamente intimo e di importanza cardinale, per quello che avete appena provato. Adesso avete provato un livello di consapevolezza fisica. Quindi la consapevolezza non è un essere informati, badate bene, né un semplice sapere, e si discosta dalla conoscenza che è intellettuale. Noi possiamo conoscere un sacco di testi, aver letto, ma non essere consapevoli. Quindi essere consapevoli significa entrare dentro il proprio intimo animo, conoscere i propri limiti e conoscere le proprie attitudini, i propri talenti. Consapevolezza è qualcosa che va indagata, va cercata di continuo. La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda, e quindi è qualcosa che va ricercato di continuo. Ed è quel tipo di sapere che dà forma all'etica. Perché se sei consapevole, sei consapevole di fare qualcosa che è etico o che non è etico, e se non è etico non riesci neanche a farlo, a porlo in essere. Quindi è una forma di saggezza eccezionale, perché appunto dà forma all'etica, alla condotta di vita, alla disciplina, rendendole autentiche. E allora io chiedo sempre, sapete la differenza tra etica, onestà ed integrità? Etica. Onestà e integrità. E sono concetti. Conoscete la differenza tra la Coca-Cola e la Coca-Cola Light? Ecco, questo lo sappiamo. Quindi, allora, l'etica che cos'è? E si discosta dall'onestà perché? L'onestà è un fatto personale, cioè è una regola che tu stesso ti sei dato. Il microfono. Quindi il signore quanto paga? Il signore effettivamente un assegnino dopo. C'è la sovrattazza al microfono spento, poi dobbiamo dire. Non va, era il microfono spento. Cioè, l'etica sono delle regole che riguardano comunque un insieme di persone. È un qualcosa che è più generale, non è un fatto solamente personale. L'onestà è invece una regola che la persona si dà
e riguarda, diciamo, il comportamento della persona nel sociale, cioè essere onesto è il contrario di rubare, insomma. Ecco. L'integrità invece è perseverare in una scelta che è stata fatta, è più un camminare su un tracciato, su una strada che si è dato. Quella è integrità per me. Allora io mi piace non è d'accordo lei, quindi diciamo non è d'accordo. Ah, ok. Per me l'etica è il rispetto dei valori, quindi avere dei valori riconosciuti e quindi perseguirli. L'onestà è non commettere dei reati sempre avendo di fronte quello che è l'affermato dalla maggior parte della gente, quindi della società. E poi l'integrità, sono d'accordo. No. Più personale. Ok, allora no, comunque diciamo diamo delle nostre definizioni, io provo a dare delle mie definizioni. Allora, l'etica è qualcosa che riguarda il sociale, quindi sicuramente noi andiamo a parlare di etica quando tocca un'area sociale. L'onestà è qualcosa che invece effettivamente tocca la persona rispetto a come si pone verso l'esterno. Quindi io sono onesto se rispetto le regole. Quindi l'onestà è qualcosa che si ripercuote con i miei comportamenti anche sul sociale. E l'integrità è qualcosa che tocca a te stesso. Quindi io qui dico e faccio. È qualcosa che quindi tocca il tuo animo. Io sono integro e posso non essere onesto. Sì, vuoi il microfono? O ti ridò questo? Con Simone. Mi sentite, vero? Ecco, noi discutiamo spesso su questa argomentazione. Non a caso io ho fatto cacciare la consapevolezza, però infinite discussioni che noi abbiamo con Simone. Lui parla di integrità, se mi permetti, aggiungo questo, la consapevolezza che cosa significa? È sicurezza di noi stessi, cioè ci dà la sicurezza. Che cosa significa la sicurezza? Che noi siamo pronti al dialogo. Ed è importantissimo, nella vita quotidiana mi rendo conto le persone che hanno paura di confrontarsi oppure hanno paura di andare in un campo non conosciuto da quelle persone o diventano arroganti o presuntuose o così via, ma quando si è consapevoli. La differenza tra un ragazzo e di una persona che ha 70 anni, la saggezza, per esempio, che noi parliamo, è consapevolezza di se stessi. Allora, che cosa significa? Ognuno di noi deve essere pronto al dialogo e sapere quello che noi sappiamo e quello che possiamo dare. Una delle domande delle ammissioni dei posti di lavoro negli Stati Uniti sembra una cosa banale, all'inizio io dicevo ma questi sono stupidi, invece adesso dopo 16 anni io mi rendo conto, ha detto sì, io posso, ma tu dove sei bravo e che cosa puoi offrire? Come dice, mi chiedevano a me e mi dicevano, ma insomma io posso se tu mi fai questa domanda io posso inventarmi quello che voglio, invece no. Se tu hai una panoramica dell'azienda, tu sai esattamente io quello che posso fare e quello che non posso fare. E quando lo si può ottenere questo? Quando si è consapevole di se stessi. E allora che cosa significa? È un filtro, è un bagaglio culturale di preparazione, che poi ci sono altre. Preparazione accademica importante. Non è vero quando dicono la preparazione accademica non serve a niente. Anzi, è importante, però ovviamente anche le esperienze professionali. E come si fa la torta?
è necessario lo zucchero e la panna, tanto quanto la panna e lo zucchero, per ottenere il risultato. Questo che è importante. Quando il dottor Barbano si parla della consapevolezza, che cosa significa? Noi siamo pronti al dialogo e accettare le nostre colpe. Noi sappiamo esattamente quello che sappiamo e che non sappiamo. E vi assicuro anche quello di non conoscere le cose, le informazioni, ci fanno crescere ancor più. Io le so le mie debolezze, quali sono. E non ho vergogna di dirlo. La materia, la direzione d'orchestra è talmente complessa, è impossibile, nessuno lo può coprire. A parte il marketing di cui il dottor parlava del marketing e quello che ci impongono. Ma noi siamo esseri umani. Allora ripasso al microfono al dottor Barbato e poi volevo ritornare, se mi permette Simone, all'empatia, che è un altro passaggio. Lo voglio dire adesso? Ecco. L'empatia, mi è piaciuta molto la frase di Simone quando diceva quel click che nasce, parli con un'altra persona e incomincia già quella sintonia che ti rendi conto, sbaglio, ti rendi conto che quella persona ha un'esperienza simile a quella che tu e ti fa capire quelle altre cose. Ma la domanda è questa: quanto bagaglio culturale noi abbiamo? Quante volte invece non abbiamo proprio capito l'individuo di fronte a noi? Simone, così. E quante persone da quel momento che ti sfuggono quelle persone? Io a volte mi capita persone veramente geniali che non avevo capito che avevo di fronte dei geni, e altre persone però con la mia esperienza, permettetemi, riesco a capire immediatamente chi ho davanti. Da poche parole capisco sì, no, quella lì. E questo è il bagaglio culturale, cioè ognuno di noi dobbiamo mettere ogni momento chi siamo e quello che siamo fare, che possiamo fare. Metterci in discussione, ma non da un punto di vista distruttivo, assolutamente. Simone, se vuoi aggiungere qualcosa. È fondamentale l'empatia di cui lui, Simone, parlava, che era fondamentale, quindi coscienza di noi stessi, l'empatia che è fondamentale. Allora, io volevo farvi qualche esempio di consapevolezza, perché poi alla fine è qualcosa di appunto intangibile, cioè noi possiamo innanzitutto renderci conto di qualcosa che è sbagliato e continuare a farlo, perché io penso che due persone che litigano sanno che la cosa che stanno facendo è sbagliata eppure continuano a farla, e allora noi questo tipo di blocco dobbiamo iniziare a vincere, cioè noi dovremmo ragionare in termini, io dico, di COCOMI, o meglio di comico. Allora, questo è un acronimo. COMICO è un acronimo che significa continuo miglioramento costante. COMICO perché è fatto appunto con un atteggiamento di un certo tipo, perché se ogni volta che mi rendo conto che qualcosa deve essere migliorata in me diventa un trauma, se ogni volta che mi dai un feedback diventa un trauma, non arriviamo più. Se ogni volta che mi arriva un feedback io lo percepisco in modo doloroso, non cresco, la mia crescita diventa dolorosa. Allora io devo ragionare in questi termini ed essere un po' più leggero. Questo è consapevolezza, mi aiuta a diventare consapevole. E quindi la consapevolezza, alcuni esempi,
Ad esempio, la consapevolezza del rischio può non frenare, ma rendere accorti. E questo è il plus della consapevolezza. Sapere che c'è un pericolo e quindi essere più accorti. Oppure la consapevolezza delle proprie capacità che orienta ed entusiasma. Però se non fai un'autoanalisi per capire quali sono le tue capacità, non sarai motivato, non sarai orientato. Tra l'altro non sarai neanche in grado di capire quali sono le tue aree di miglioramento. Sapete cosa sono le aree di miglioramento? Le aree di miglioramento sono, ad esempio, che io posso essere... punti deboli. Non li chiamiamo più punti deboli. Non si possono più chiamare punti deboli. Aree di miglioramento, cioè non si può essere perfetti. Io posso avere delle aree di talento, ad esempio, su particolari tematiche e posso essere carente su altre. Allora questa consapevolezza mi consente di andare a colmare questo divario, questo gap, di andare a studiare, ad esempio, ma anche a livello comportamentale parliamo. Quindi la consapevolezza del dolore, ad esempio, che rende compassionevoli e gentili verso gli altri. La consapevolezza di essere amati, che rende invulnerabili. Avete provato tutti quanti l'esperienza dell'amore, a parte il Signore che non aveva fatto l'amore, eccolo lì, si è spostato. No, non lo fai da tanti anni. Quindi effettivamente ti senti invulnerabile in quei momenti. Quindi diventare consapevoli di quanto accaduto, di come siamo cambiati, di quale futuro ci sta davanti, è un passo fondamentale nella direzione giusta. Chi è consapevole non subisce, ma può affrontare e rielaborare. Consapevolezze condivise rendono possibile un agire comune. Si fa squadra. Per chi evita o non riesce ad affrontare un percorso di consapevolezza, il terremoto rischia di trasformarsi in un passato che non passa. Ad esempio, quanti di voi portano il passato nel presente continuamente come un fantasma? È una cosa orrenda da fare. Avere, diciamo, davanti la vita, il futuro e viverla con l'ansia del passato, di un evento che è stato bruttissimo, senza dubbio, che però te lo porti ancora oggi. Quindi questo evento non solo ti ha, nella linea del tempo, non solo ti ha creato un problema nel momento X quando è accaduto, ma continua a condizionarti tutto il futuro. Essere consapevoli di come questi processi si innescano e di come stiano agendo è fondamentale per avere la mente sgombra, per potersi orientare alla crescita, al futuro. Vuoi il microfono? Non è che bisogna sottovalutare o non imparare la lezione, cioè l'evento Bellissimo. È importante perché Infatti ci deve lasciare un segno, esatto. Cioè non in negativo ma in una prospettiva di miglioramento. Perché qual è il problema di una situazione del genere? Che questo evento negativo chiaramente mi porta nel futuro una forma di emozionalità negativa che mi inibisce e mi impedisce magari di esprimermi, di fare qualcosa. Allora a questo punto, come giustamente dice? Pamela. Franco. Ah, Pamela, avevo capito Franco. Come giustamente dice Pamela, allora dobbiamo prendere l'insegnamento di quello che è accaduto, perché altrimenti ripetiamo sempre gli stessi errori. Quindi l'insegnamento resta, però l'emozionalità non può rimanere, non deve rimanere, altrimenti non abbiamo neanche modo di interiorizzare l'insegnamento di quell'evento. Volevo rispondere alla... Il microfono, guarda, se lei ricorda la presentazione che ha fatto il dottor Barbato. No, quella di questa mattina. Alla consapevolezza, lui si riferiva anche della intelligenza del vissuto. Sì. È quello che sta dicendo lei, no?
l'intelligenza del vissuto che è importante. Se vuoi ripeti il concetto, che fatto in quelle parole è molto meglio di quello che posso dire io. Lo tengo io. Cioè, noi dobbiamo riuscire a spezzare. No, ce l'ha. Mi raccomando, 10 euro. No, non servono i 10 euro. Noi dobbiamo riuscire a rialzarci dalle cadute, capendo che magari i piedi dobbiamo metterli in un certo modo, però senza poi passare la vita con la paura di ricadere, oppure con una forma di emozionalità legata al fatto che siamo caduti. Questo voglio dire. Ma sai qual è il problema che contraddistingue? L'intelligenza del vissuto, che è fondamentale, secondo me. Cioè, il bambino non ragiona come noi, perché il bambino è molto più intelligente di noi adulti, che andando avanti con l'età diventiamo un pochino vittime di noi stessi, perché il bambino quando cade non si preoccupa se ricade, si preoccupa come rialzarsi, come continuare a fare meglio quello che fa, e se ricade non continua a ragionare in termini di "oddio, sono ricaduto, quindi". No, queste cose gliele insegniamo noi al bambino, da adulti. Il bambino ragiona in termini di come posso fare meglio, come posso migliorare la mia esperienza di vita, e noi dovremmo imparare dai bambini. Per il bambino tutto è un gioco, giusto? Ed è quello di cui parlavamo questa mattina, vivere la vita come un gioco. Io ho parlato di hobby più che di gioco, giusto? Invece noi come viviamo la vita? Come un lavoro. È pesante sta parola. Per fortuna che dentro c'è la parola oro, che alleggerisce un attimo, ma altrimenti è pesante. Allora, impariamo dal bambino. Il bambino non ha memoria del passato. Abbiamo noi memoria del trauma del passato. Semplicemente possiamo evitare questa dinamica andando a sviluppare una forma di consapevolezza legata al fatto che, se ci ritroviamo incastrati in questo gioco, possiamo innanzitutto ascoltare questa emozione, chiedere al nostro inconscio di farcela abbandonare, avere fiducia in noi stessi e nel fatto che non possiamo continuare a preoccuparci di qualcosa che potrebbe non accadere. Guardate che è tremendo preoccuparsi di qualcosa che potrebbe non accadere. È come appunto l'esempio di prima: oddio, mio figlio ancora non torna, oddio, e dove sta? Ma è tardi, e si è andato sotto la macchina, se invece non è successo nulla e sta con una ragazzetta nel parco a farsi due coccole? Poi vedete che noi sappiamo fare queste dinamiche sempre in negativo, è il discorso di prima. Allora io dico, e questo è un esercizio che vi consiglio di fare, per iniziare a cambiare questo stile mentale, perché mi rendo conto che, essendo consolidato, qui più o meno avete una media tutti quanti di 65-70 anni, quindi consolidato molto forte, a parte, voglio dire, i tecnici che dall'alto della loro saggezza hanno centinaia di anni. Comunque, visto che questa cosa è consolidata, noi abbiamo un modo interessante per sbloccarla. Ogni volta che proviamo una forma emozionale negativa, la dobbiamo andare a contrastare con almeno due positive. Esempio, un pensiero negativo, ne prendo atto e lo vado a sostituire con due pensieri positivi. Ma dello stesso genere? No. Come ti pare? Infatti le persone mi chiedono: mi fai un esempio concreto? Perché non riescono a pensare in termini di positività, cioè stanno inculcate. Allora, facciamo un esempio di un pensiero brutto. Oddio, ecco, mi preoccupo perché, ad esempio, fatemi voi un esempio di un pensiero brutto, perché io gli ho rimossi. Ho perso il telefono. Sti cazzi, stasera faccio l'amore. E mi piacerà. Adesso due positivi. Non so se mi spiego. Ma perché in questo modo noi alleniamo il cervello a focalizzarsi sul positivo.
Volete altri esempi? Facciamo altri esempi. Negativo, voi positivo io. Noi negativi. Ho fatto un incidente con la macchina, in questo momento si è... Per fortuna sono vivo. Per fortuna sono vivo. E sto bene. Poi? Esercitiamoci un po'. Lunedì devo rimproverare una mia collaboratrice. Ok, perfetto, mi impegnerò nel farlo nel modo più costruttivo possibile, facendo in modo che comunque il mio stato d'animo sia positivo nel farlo, non subisca io un danno da questa cosa, e facendo in modo che lei possa capire la lezione, perché se gliela dico male non la capisce la lezione. Questa era più complicata per te, te l'ho fatta bella... Eh certo. Allora succede questa cosa qui, il nostro cervello. Chi di voi ha un cervello? Ragiona in termini di solchi neuronali. Dire che il cervello ragiona in termini di solchi neuronali è un paradosso, nel senso che noi andiamo a creare dei solchi neuronali quando poniamo in essere delle azioni. Per esempio, noi abbiamo un solco neuronale che ci fa incrociare le braccia. Tutti voi sapete incrociare le braccia? Fatemi vedere. Ora, proviamo di nuovo perché devo capire una cosa. No, fatelo. L'ultima volta che ho fatto questo gioco, poi nessuno è riuscito più a scrociarle, però. Ora, provate a rincrociare per l'ultima volta le braccia, prima di farlo al contrario. Come si fa al contrario? È che non ci riuscite. Qualcuno pensa di esserci riuscito e le ha rimesse uguali. Dice, però sono invertite. Ah no. Allora, vediamo cosa è successo. Noi abbiamo un solco neuronale. Provate a incrociare le gambe. State comodi con le gambe incrociate? Ora incrociate l'altra gamba. Voi avete una gamba con cui siete più comodi, sì, e una più scomodi, perché avete un solco neuronale consolidato. Che significa il solco neuronale? Significa che se io faccio questo gesto, mi si crea un solco neuronale che fa sì che il mio inconscio in automatico possa perpetuare questo gesto senza più energia da investire, senza più doverlo capire ogni volta questo gesto, non so se mi spiego. Quindi il solco neuronale consolida dei movimenti, degli atteggiamenti, delle forme mentis, ok? Per questo motivo noi incrociamo le braccia facilmente in un modo, ma nell'altro cerchiamo di... perché non abbiamo il solco neuronale nell'altro modo, ok? Quindi il solco neuronale è qualcosa che si crea con l'abitudine. Nel momento in cui io cambio abitudine, il cambiamento non trova un solco neuronale. Il solco neuronale è come un canyon in cui l'acqua più ci scorre più lo scava. L'acqua che poi arriva, la nuova acqua, non può non andare nel canyon, giusto? È il principio con cui si formano i letti dei fiumi. Uguale, e più il letto del fiume viene usato e più si scava e diventa forte, profondo, consolidato. E quindi più è consolidato poi, e più è profondo, e più ci serve materiale per riempirlo, se lo vogliamo appiattire, o no. Nelle abitudini è uguale. Se abbiamo dei solchi neuronali consolidati, e quindi pensiamo ad esempio in un modo che è negativo, per andare a colmare questi solchi neuronali dobbiamo andare a sostituirli, perché non li possiamo tagliare, si riformano, perché sono consolidati, quindi non esiste il tagliarli. Esiste l'educare l'inconscio a passare da un solco neuronale all'altro. Solco neuronale, non neuroanale, cioè attenzione perché si sbagliano sempre. Perché io poi dico sempre che dobbiamo stare attenti ai vincoli, perché i vincoli che fanno? Vinculano i vincoli. Ci scusiamo con lo streaming. Allora, il discorso è di sostituire. Se ho un vincolo neuronale
che non mi consente di stare bene, lo devo sostituire in modo strutturato per un certo periodo di tempo con una nuova abitudine. Per questo motivo vi dico, se avete un pensiero negativo, sostituitelo con 2 o 3 pensieri positivi, perché andate a colmare questo e a portare l'inconscio altrove, su un altro solco neuronale. Lo portate su un altro solco neuronale che dovete costruire voi. Non so se mi spiego, questa è una tecnica importantissima che vi sto lasciando oggi. Perché è qualcosa che si fa veloce. Oddio, mia moglie mi ha messo le corna. E ti preoccupi, stai malissimo. Sostituisci. Oddio, per fortuna se ne va, magari. Oh, è finita. Cioè, riuscire anche con un'ottica di questo tipo, però. Perché altrimenti diventiamo rigidi, diventiamo bacchettoni. Gli americani quando fanno sti corsi diventano bacchettoni, Davvero. Tu sei americana? No. Ah. Però te la sei giocata la penale adesso. Perché non devi proprio con i gesti. Noi ci stiamo interrogando su una cosa che hai detto, sì. E quindi io non riesco a stare, non riesco ad andare avanti se non ho una risposta. Te riesci a tenere il cecio in bocca? Sì, voglio la risposta. Allora, ci stavamo confrontando. Il discorso di se abbiamo un pensiero negativo, dobbiamo considerare invece, prendere in considerazione 2 positivi. O 3, o 4. O 3, o 4, anche 1. Ma non significa questo rimuovere quel pensiero negativo? Cioè quel pensiero negativo, se è collegato invece a un evento, un problema? Allora, dobbiamo ragionare distinguendo, diciamo, discorso poi ieri anche con la dottoressa Monaco, l'operatività dall'emozionalità. Quindi il pensiero dal problema? Perché? Ti spiego, aspetta. Perché se io ho una bolletta da pagare, non è che se penso che le ho pagato le altre, mi si paga la bolletta, ok? Quindi è importante capire questa cosa, perché altrimenti poi si diventa tutti quanti un po' fricchettoni, figli dei fiori, vogliamoci bene. No, non è questo il senso. Il senso è che io ho una bolletta da pagare, me lo sono ricordato. Metto questa informazione in agenda, così sgombro anche la mente. Però, se questa bolletta diventa una tortura emotiva, lì noi dobbiamo intervenire. Perché questo? Perché se io devo vivere, se devo porre in essere una performance, anche difficile, e lo faccio con un'emozionalità che non è consona, la performance non è buona. Vi ricordate Baggio quando ha tirato il rigore un po' di anni fa al Mondiale, che andò a tirare il rigore così quasi? Cioè, ecco, che cosa si stava dicendo dentro Baggio? Non devo sbagliare, l'ho anche detto, non devo sbagliare, quindi è come se avesse detto io non devo assolutamente immaginare, Renzi con il giubbotto di Fonzi. Io non devo assolutamente immaginare una mela rossa, si è programmato. Questo significa che se io, ad esempio, ho una situazione, parlo adesso di me, no? Se ho una situazione al di fuori di quest'aula, una situazione che comunque, ad esempio, non è positiva e che quindi devo affrontare, se io vengo in aula con questa emozionalità che non è positiva, che lezione faccio? Come riesco a stare con voi? Allora è il caso che io vado a far sì che la mia mente possa distrarsi a livello emotivo da questo evento, caricandomi magari in modo positivo, per affrontare questa situazione a mente lucida. Cioè questo è il discorso. Non è illudersi, è riuscire a capire quando è il caso e quando no. Vi faccio un esempio. Mio padre subì una multa. Ora, mio padre è una persona precisissima, quindi il fatto di subire una multa fu un trauma devastante per lui. Questi 36 euro. Il punto è che, quindi, subì la multa, sto raccontando di papà e della multa. Allora, parcheggiò un attimo per caricare l'acqua, che era pesante, il tempo di riuscire trovò la multa sopra. Andò immediatamente dai vigili ad incazzarsi per questa multa. Quindi si incazzò appena la vide e si incazzò
quando la multa andò a contestarla e gli dissero la devi pagare. Arrivò a casa, ci raccontò di questa multa e si rincazzò di nuovo. Quindi questa multa è stata pagata almeno 3 volte a livello emotivo. Dopodiché, quando la dovette andare poi a pagare, si rincazzò di nuovo perché ci ripensò. Chiaramente lui aveva creato un solco neuronale poi su questa cosa qui, quindi ogni volta che pensava alla multa si incazzava. Quando vedrà questo video si rincazzerà. Pagando la multa, fu così preso che si incazzò con la persona che stava lì a fare l'impiegato, in realtà. Poi arrivò qualche mese dopo la notifica che questa multa non era stata pagata. Per mio padre, che è precisissimo, onorato di andare a prendere la ricevuta. Già, mo glielo faccio vedere io. Non la trovò. Si rincazzò un'altra volta. Poi, per fortuna, la trovò e, ricordandosi di tutto, ce lo raccontò rincazzandosi di nuovo. Questa multa quante volte è stata pagata? Ma forse ha raggiunto un valore emozionale pazzesco. Questo noi dobbiamo evitare. Cioè, questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo evitare che dei pensieri negativi ci facciano perdere la performance. Questo è il discorso. Cioè, se io devo fare un concerto, se devo fare un meeting, se sono un manager, io non posso tenere a mente una serie di cose che mi inibiscono, mi impediscono di lavorare bene. Posso avere mutui, tasse da pagare, debiti, ma in quel momento, se mi distraggono, oltre ad esserci loro, mi impediscono anche di progredire, non so se mi spiego. Se li ignoro e faccio finta di nulla, lì è follia pura. Ma io devo riuscire ad accantonarli per riprenderli, non so se mi spiego. È come se io adesso vi incutessi l'idea che forse avete lasciato il fornello acceso a casa. E che forse la vostra casa... Cioè, ha senso vivere in questo modo? Allora, per questo motivo riusciamo a crearci dei solchi neuronali positivi con questa strategia, che è molto molto concreta, perché è sostitutiva. Io conosco persone che non hanno facilità nel trovare concetti positivi, pensieri positivi. Quando chiedo a qualcuno di fare questo esercizio, anche privatamente, mi rispondono: ma io non ho pensieri positivi. Perché sono radicati in anni di pensieri e delucubrazioni negative. Vogliamo fare una piccola pausa? Ok. Ah, bene. Ma nel frattempo io già avevo 3 orchestre, però. Avevo l'orchestra giovanile, avevo l'orchestra, l'American Symphony Orchestra, l'orchestra universitaria. Quindi avevo 3 orchestre, cioè avevo una media di 24 concerti l'anno. Avevo 2 concerti a mese. Sono tanti, eh. Oh, certo, anche questo da un punto di vista, cioè Zubin Mehta ne fa 150 concerti all'anno, cioè 20, però 24 è un bel numero di concerti, insomma. Quindi io riuscivo ad avere c'è un periodo di quasi di un mese, 2-3 mesi, dirigevo con 3 orchestre diverse. E quindi dove siamo rimasti? Io, aiutatemi, che cosa volete sapere? Sì. E vabbè, e poi dopo ho avuto in questo periodo di calma, diciamo, di rivedermi dentro e di riprendere quei parametri che io avevo perso. Dopodiché ho avuto un incidente di percorso fortissimo, e non riesco a parlarne liberamente. Ho avuto dei problemi di salute molto, molto, molto gravi, di vita e di morte. E questi mi hanno costretto, negli ultimi 3 anni sono ritornato in Italia. Dopo tutto quello che io ho costruito,
sono stato 16 anni, ripeto, 16 anni negli Stati Uniti, quello che ho fatto, contatto, cioè, le faccio un esempio, cioè, col governatore, l'ambasciatore, il console americano, con Gigi, con Gina Lollobrigida, con Ennio Morricone, cioè, stavo a cena con persone, ho conosciuto persone, e dopodiché questo incidente di percorso si è fermato al momento, e la fortuna che ho avuto con questo bagaglio che ho fatto negli anni passati, l'Orchestra Regionale del Molise è stata costituita dopo tanti anni e mi hanno nominato come direttore artistico dell'Orchestra Regionale del Molise, cioè io non direttore d'orchestra, direttore artistico significa essere responsabile della stagione concertistica, dei solisti, del numero degli elementi dell'orchestra, del programma artistico, e mi hanno dato questa possibilità di lavorare, di rientrare, e paradossalmente, cioè io sono andato via all'estero perché non avevo un'orchestra, e dopo tutto questo lungo percorso e in questo momento così difficile della mia vita, ho ritrovato l'orchestra dove io sono andato via. E questa è una cosa, secondo me, bella. Io do un significato mio spirituale. Io con Simone ne parliamo molto su queste cose, soprattutto in questo periodo mi sta molto vicino. Cioè, non è semplice trovarsi a riazzerare tutto quello che tu hai costruito di colpo e perdi tutto. E io nello stesso tempo do anche una spiegazione spirituale personalmente. Io non voglio offendere il vostro credo, però io ho una mia giustificazione personale su quello che è successo. Però paradossalmente, su tutto quello che mi è successo, io vado via all'estero perché non c'era un'orchestra. Dopodiché trovo stipendio, lavoro qui nella terra mia dove stavo io. È un lavoro molto bello, prestigioso, mi arricchisce tantissimo perché continuo a conoscere persone ogni giorno. E quello che secondo me è importante è a me piace la parola che lui, Simone, mi ha parlato di l'essenza dell'emozionalità. Io quello che ho fatto, credetemi, non rimpiango assolutamente niente. Io ero convinto quello che stavo facendo. Ho fatto dei piccoli errori. Non lo so, sono stato fortunato da questo punto di vista, però... Ma piccoli, perché se avessi avuto una persona nel mio campo che mi guidava un po' più specificatamente quello che dovevo fare, forse avrei messo meno tempo per arrivare a quello che devo fare e quello che non devo fare. Però l'ho fatto alla fine. Il sogno di avere a 11 anni e dirigere un'orchestra, arrivare a 24 concerti all'anno. Io probabilmente ne avrò fatti 46 anni, ne avrò fatti sicuramente un 300-400 concerti li ho fatti, 500 concerti. E per quel ragazzetto che io immagino, me stesso, che per me dirigere davanti a un'orchestra era la cosa più importante della mia vita, insomma, è bello, è veramente bello. E mi riallaccio un'altra cosa molto importante di Simone, quando si parlava della fase di trance, e vi assicuro, grandi artisti, ma non significa soltanto Karajan, Toscanini, io non parlo per conto di Pausini, Laura Pausini, però nel momento in cui si ha una performance, un concerto, e chi crede, chi ama l'arte,
si ha una situazione di trans, cioè di distaccamento alla realtà. A me capita, quando io di fronte a una quinta di Beethoven, alla nona di Beethoven, è una situazione di emozione, di distacco alla realtà, ed è splendida, probabilmente la cosa più bella che assoluta. È il motivo di questo, e credo che sia il motivo di vivere, che è la cosa più bella. Poi mi è rimasto molto impresso quando Simone ha fatto questo disegnino importante. Lo so che c'è un oceano da dirlo a farlo, però c'è questo disegno. Posso, Simone, posso imitare il tuo disegnino? Non sono bravo come, però provo a farlo. Che significa? Un lavoro con il cuore e farlo per il denaro. Che è la cosa più importante. Anzi, la prima cosa più importante è il cuore. E la seconda volta, poi i soldi. Poi sono i soldi. E se uno pensa e di mettersi davanti alla nostra vita a credere queste cose sono importanti, non pensate al denaro. Il denaro viene, se siete capaci, siete intuitivi, competitivi con voi stessi. Ovviamente se l'occasione vi arriva ogni giorno, se siete capaci di farlo, lo fate. A prescindere da ogni cosa. E io ogni giorno, quando penso al cuoricino e ai soldi, la prima cosa che io faccio, mi metto davanti allo specchio. Chi sono? Sto facendo le cose giuste. Ora, voi comprendete che la mia prospettiva di vita... Chiudete per un attimo gli occhi per un momento, cioè non voglio essere patetico e drammatico o poverino, però è il caso di dirlo. Chiudete per un attimo gli occhi e pensate che domani morirete. È quello che è successo. Io avevo, ripeto, ragazzo... guadagnavo bene, io avevo il mondo in mano, ho conosciuto, ho fatto delle esperienze bellissime, inglese, con l'inglese si può comunicare il mondo al momento. Io pensavo che io fossi una persona Highlander, una persona, come si dice, aiutatemi, immortale. Pensavo che io non pensavo che un essere umano può morire. E quindi la prospettiva di vita è completamente cambiata. Se uno mi fa il tampone, fa il tamponamento e mi rompe lo specchietto a 200 euro della macchina, oppure del papà di Simone a 36 euro di multa, quando a me avevano dato 3 minuti e 45 secondi di secondi di vita e di morte. La prima cosa che io faccio, la prima cosa che dico, ma perché è successo a me? Io non sono, cioè non ho fatto cose cattive. Non sono stato a tavolino al bar a giocare a 3-7 o a farmi le birre. Cioè, veramente ho lavorato, credetemi. E i risultati che io ho avuto li ho fatti a grosse rinunce. Sapete quante cose tristi quali erano? Quando io mangiavo a pranzo, a cena, sapete quante volte sono rimasto da solo? La cosa più brutta, secondo me, era quello di mangiare da solo.
in un aeroporto. E dopo tutti questi sacrifici, che io vi ho raccontato la mia vita, è successo quello che è successo. Ti arrabbi con qualcuno, questo è, purtroppo la vita è fatta così. Però io non demordo, cioè il prossimo concerto, quando sarò pronto, vi inviterò tutti quanti e verrete a vedere il concerto. Però il disegnino, non dimenticate mai il cuore e non i soldi. Io invidio, per esempio, in quel momento drammatico, quando io ho avuto 21 giorni in coma, quando io ho riaperto gli occhi, le persone che, sapete quanti fans, persone o ammiratori, ammiratrici, vecchiette, multimilionarie che mi volevano portare a casa, castelli, queste persone avevano castelli, una persona aveva il castello, era proprietario di uno dei castelli della Scozia, e sono stato a casa diverse volte, George Nakashima, uno dei più grossi scultori al mondo, un museo, una casa di castelli. Siamo ai livelli di Silvio Berlusconi, cioè a livello di ricchezze, non mi riferisco a livello politico. Il direttore della New York Times guadagnava 75 milioni al giorno, dollari. Quando io ho riaperto dopo 21 giorni in coma, io ho visto tre persone, uno era mio fratello, mia madre a destra e la ragazza. Allora, quello che ho capito è che gli equilibri, la famiglia, importantissima, moglie, figli, sono le cose più importanti. E quello che mi hanno tenuto in vita, la musica, quello che io amo e quello che ho dato, perché è assoluto quello che io amo, e l'ho fatto con il cuore, cioè quello che io ho dato qui con questo disegnino, quello è parte della mia vita. Non posso, se io rinnegassi il mio lavoro, rinnegherei me stesso. Non è così. Cioè significa che 46 anni io li ho buttati così. Quindi l'essenza dell'emozionalità, come lui spiega benissimo Simone, l'empatia, che è importantissima, che altro abbiamo discusso? Simone, aiuta. L'essenza? In due parole, io ho preso consapevolezza, emozioni. La consapevolezza è fondamentale per quella cosa. Ma soprattutto, se aggiungo io la mia esperienza personale, essere se stessi, quello che noi siamo, e non pensare agli altri, oh ma io voglio fare apparire, io sono fatto così. Altre domande? La storia? Volete altre cose? Non sono sposato, non ho figli. Mi sto lasciando con la ragazza. In diretta streaming. No, tu. E ormai lo devi anche fare, perché altrimenti poi. No, mi è stata molto vicina la ragazza, molto. Domande? Bellissima domanda, parecchie persone mi dicono questo. Al momento io. Prego. La domanda non era se tornare, cioè vuole tornare in America, vuole tornare quello di una volta, o le va bene la realtà del cuore, insomma, del momento? Guardi. La mia vita si è riassunta in 3 minuti e 45 secondi.
come le faccio a rispondere che sarà il futuro? La mia volontà, non lo so quello che accadrà. Ecco. So che gli americani mi hanno salvato la vita, quello è sicuro, ma non perché la medicina, attenzione, è più avanzata di quella europea, perché siamo agli stessi livelli. Quello che mi hanno salvato è stata l'efficienza. Hanno chiamato l'autoambulanza in 6 minuti e ho avuto la fortuna che l'ospedale che era specializzato in neurochirurgia era lì, è considerato tra i primi 5 neurochirurghi al mondo. Ora, io do un significato spirituale, personale, e non voglio estendere, però stava lì tra i primi 5 neurochirurghi, è stato tra i primi 5 al mondo. 6 minuti, l'autoambulanza. Io penso che se fosse accaduto a Isernia, la mia cittadina, e avevano la necessità di un'ambulanza, probabilmente arriva 6 ore, 8 ore dopo, 3 giorni dopo, non lo so. Il fatto che paghiamo noi tante tasse, ma i servizi che noi riceviamo dallo Stato, questa è la grossa differenza in Germania, quello che è in America, quello che è in Giappone, in Francia, noi paghiamo e non riceviamo servizi. Sono convinto che gli americani mi hanno salvato la vita, però il trauma è stato forte. Io non sono pronto di ritornare agli Stati Uniti adesso. Sto male se io penso agli Stati Uniti al momento, però è una questione di tempo. Prima c'è stato un periodo in cui non ho avuto proprio il coraggio di mettermi a studiare la partitura e ultimamente c'è qualcosa che è cambiato e ho ripreso a riprendere a studiare per la prima volta e anzi ho ritrovato quel gusto di studiare. Di colpo mi sono alzato di sveglio, cioè non ho voluto sentire assolutamente niente di musica né degli Stati Uniti. L'unica cosa che mi è rimasta di quello che mi è successo, non ho mai dimenticato l'inglese. Ho dimenticato a leggere, ho difficoltà ancora a leggere. E tutte le amicizie, cosa scusate? Bella domanda. Le persone che stavano vicino e sono state vicine sono rimaste, altre persone non hanno neanche avuto l'accortezza di mandarmi un'email come stai e come non stai. Perciò mi riallaccio alla famiglia. Quindi gli affetti sono le cose più importanti che ci stanno. Ma l'unico, guardi, veramente, mia madre si dice per dire, oppure altre cose che vi dico, stupide, basta che ci sta la salute, basta che si dice così, basta che ci sta la salute. Io veramente quella frase ho capito che significa basta che ci sta la fine. Sbaglio, Simone? Vabbè, quindi vediamo come va. Ma non programmo adesso, cioè io adesso è un momento di profondità e di conoscenza dell'io, cioè del mio io. E certamente per me dirigere i Berliner Symphoniker Orchestra, la New York Philharmonic Orchestra, che era la cosa più importante, avrei dato tutto. Sicuramente la prospettiva di vita è completamente diversa, completamente diversa. Prego. 3 anni e mezzo, più o meno. 2000, settembre 2012. Non mi ricordo se è 2002 o 2011, credo.
ed è successo, poi non voglio vi prego perdonatemi, è successo il 23 settembre alla stessa ora, del trapasso della morte e della santificazione di Padre Pio. È una coincidenza, cioè chi non crede, non crede, però vi assicuro che è una coincidenza. Quando io ho riaperto gli occhi, ho detto che mi è successo, ho detto ma quando è successo 23, la prima cosa che ho pensato 23, Padre Pio. Poi non lo voglio dire per... mi fate domande poi private, perché poi ci sono state tante cose, ma non lo voglio dire pubblicamente, insomma ci sono state tante... E ho avuto anche altre esperienze, ho avuto come si dice, ho avuto esperienze proprio non reali, cioè irreali. Ecco. Non voglio dirlo pubblicamente. Ho avuto delle cose forti. Con Simone che tipo di percorso hai intrapreso? Simone adesso è essenziale perché stiamo lavorando sull'emotional mode, però ancora non impara bene l'inglese. La cosa più importante in questi periodi è la vulnerabilità. Ti senti debole a volte e lui mi sta aiutando con la self-confidence. Cioè, ma, per esempio una cosa che lui mi dice sempre, ha detto guarda, questo potrebbe essere anche un trampolino di lancio di quello, cioè vedilo nella parte positiva, cioè la bottiglia tu puoi vederla in due aspetti, vuota o piena. Ha detto, cioè tu non c'eri, io non dovevo parlare stasera, non dovevo esserci. Quindi una serie di coincidenze che mi è accaduto quello che è accaduto, però il fatto lui dice stesso, ha detto, guarda, significa che c'è ancora del lavoro da fare. Una parola detta in maniera diversa ti feriscono molte cose. L'insicurezza. Ora, voi pensate, un direttore d'orchestra, che ci sono 70-80 leoni davanti a voi, così, quando io dirigo. Perché gli orchestrali pensano, quegli 80 persone vogliono essere al tuo posto. E loro pensano che loro sono migliori di te. Già il fatto che tu sei il direttore, già sono 80 persone e ti vogliono sbranare. Allora, se io devo comunicare quello che parla di Simone, di comunicazione, di empatia, se io non ho un'assoluta padronanza della partitura e di comunicare il mio pensiero, io non posso convincervi di quello che posso dire. Se Sandra, Santa, proprio di nome Santa, ma di nome di fatto è Santa? Ma Maria Luigia, non la vedo, ma Maria Luigia, salve. Come faccio a convincere Santa se io non sono convinto di quello che dico? Ma anche a livello di cioè un'orchestra, le scariche di adrenalina, una frazione di seconda in più o meno durante un concerto, c'è una grossa differenza. Anche insegnare in una classe, se un insegnante ha la padronanza della sua materia, non può insegnare. Ovviamente, cioè, io al momento io
sono emozioni trans, come lui parla, di distaccamento dalla realtà. E a me accadeva quando io dirigevo, ovviamente io non posso ancora subire su quel tipo di emozione, mi stanco adesso, io sono stanco adesso, già. Figuriamoci quando dirigo la quinta di Beethoven, insomma. Quindi sono ritornato a lavorare in Italia, in questa crisi che noi abbiamo, non a caso che io ritrovo il lavoro, ho perso il lavoro, tante cose, soldi, le persone con le quali stavano vicino neanche un'email, come Fernando, come stai? Questo purtroppo è la vita, cioè. Quindi io non lo so, cioè una domanda bella, cioè che, come pensi? Quello che mi è successo, io non ho una risposta, cioè la mia vita si è riassunta in 3 minuti e 45 secondi. Non posso proiettare la mia vita fra 3 anni, quello che ci sarà. Certamente quello posso dire, quello che io sento dentro di me, che voglio riprendere a dirigere. Guardate, per stare 16 anni in America, a New York, in 3 anni con 32 milioni di abitanti, devi avere una corazza molto forte, e l'ho creata secondo me, cioè è difficile che mi abbattano, e non permetto neanche gli eventi della madre natura. Cioè, io penso, se io dovevo morire, non dovevo stare, perché sono stato salvato? Evidentemente che il mio lavoro, io sono convinto che il mio lavoro non è finito ancora. Evidentemente la nonna di Beethoven, la voglio, che io non ho mai diretto, vorrei farla, quindi forse quel giorno, prima di continuare, voglio dirigere la nonna di Beethoven. Però la cosa più importante è essere se stessi, cioè la cosa più importante è credere in quello che fare, la cosa più importante è essere onesti con se stessi. Perché se non sei onesto con te stesso, prendi in giro te stesso. E la tua vita è tutta effimera, cioè è veramente, io conosco miliardari che facevano droga perché non erano contenti, miliardari, Wall Street, lavoravano 24 ore al giorno. E io dicevo, ma perché? Cioè, questi guadagnavano 750.000 euro al giorno, ma perché? Questi drogati, perché li vedevi, cioè. E quindi la storia è questa, è la mia vita al momento. Vediamo quello che succederà. Io, per me è un onore, soprattutto io ho buttato, permettetemi solo, ho scritto un pensiero per rimango seduto, posso? Sì. Allora, scrivo, per me è un onore essere qui a testimoniare l'importanza di un certo tipo di cultura e formazione che io stesso definisco strategica, in quanto utile nel lavoro, nella realizzazione personale, che anni dopo mi è tornata utile per la gestione della crisi e la salute. Non credevo che strumenti manageriali applicati in azienda potessero tornare in aziende, cioè in questo caso dovrebbe essere, l'orchestra è un'azienda. Poi vi spiego in dettaglio, dovremmo avere un'altra relazione a che cosa serve un direttore d'orchestra e che cos'è un'orchestra. E vi assicuro che è un'azienda, la stessa cosa.
Allora, non definisco te in quanto utile nel lavoro, nella realizzazione personale, che anni dopo mi è tornata utile per la gestione della crisi e la salute. Non credevo che strumenti manageriali applicati in azienda potessero tornare utili anche in una carriera artistica come la mia. Noi sono anni che stiamo discutendo su questa argomentazione con Simone. Eppure ho dovuto ricredermi. Tra l'altro, in America andare dallo psicologo è come se si va a prendere un caffè. L'emotional management, che a noi sembra, ne parlavo con Tommaso, è un'argomentazione a noi completa sconosciuta, ma è una cosa, guardi, credetemi, è una cosa normalissima. Io ho lavorato diversi, abbiamo lavorato con Simone con diversi corsi, anche a livello individuale. E concedetemi l'ultima cosa, voglio concludere questa frase che a me sta molto a cuore, se riesco a trovarla però. Prima che io la trovo, cedo la parola a Simone così conclude, poi dopo magari vi leggo questa frase molto molto a cuore a me stesso. Non so se Tommaso, Simone, volete fare qualche altra... No, vai, la vuoi trovare? Sì. Ah, ok. Allora, noi con Fernando abbiamo lavorato, leggo io un attimo allora qui, abbiamo lavorato su tutta una serie di... su tutto un percorso che... cioè gli è servito per realizzarsi meglio nel mondo del lavoro. Cioè abbiamo lavorato sull'assegnazione degli obiettivi, sulla gestione del conflitto, sui feedback, abbiamo lavorato sulla comunicazione efficace, abbiamo lavorato sull'avere una visione d'insieme e sullo sviluppo delle abilità multitasking, cioè riuscire a coordinare e fare simultaneamente più cose. No, sapete, ci sono quelle persone che dicono: no, io posso fare una cosa sola alla volta. Il direttore d'orchestra non può fare una sola cosa alla volta. Abbiamo lavorato su come coordinare proprio persone e progetti. Quindi abbiamo fatto tutto un tipo di percorso che effettivamente è quel tipo di percorso che porta qualsiasi manager ad avere una serie di strumenti operativi per riuscire a coordinare appunto tempi, metodi, progetti, persone, a fare piani d'azioni, a mandare avanti il lavoro. Chiaramente, cioè lui ha lavorato con Simone Barbato, che ha un approccio che è un pochino come quello che avete visto, cioè per me l'azienda non è isolata da te, persona, perché io parto dal presupposto che persone di qualità fanno aziende di qualità e creano relazioni di qualità. Quindi l'approccio che abbiamo portato avanti in questi anni di lavoro insieme è stato anche un approccio che ci ha portato a discutere appunto di crescita personale, di spiritualità, e queste cose poi dopo gli sono tornate utili appunto nel momento in cui ha avuto questo incidente di percorso. Quindi la comprensione di un sé più profondo gli è ritornata utile, oltre che nel lavoro, anche poi proprio nella vita personale, al di fuori del lavoro, insomma. Hai trovato la frase? Poi vi dico chi l'ha scritta. Allora, una comunità senza la condivisione dell'arte e della musica è come un'anima arida nel deserto, isolata dalla conoscenza di Dio. Quindi, secondo me, quando vengono i tagli
dal governo che tagliano, la prima cosa che viene tagliata è l'arte. Secondo me è un'anima isolata nel deserto, senza la conoscenza di Dio. I greci, la loro civiltà è stata basata sulla tragedia greca, sull'arte. Quello che hanno fatto in Austria con Beethoven, Mozart, ma no, anche i nostri antenati, Puccini, Donizetti, Verdi, bruciato tutto così. E per me significa un abuso alla nostra spiritualità. È come un'anima isolata nel deserto, senza la conoscenza di Dio. Va bene, io vi saluto. Oggi è sabato, vero? So, in inglese si dice have a nice weekend. Ultima cosa che volevo che facessi, l'hai accennata prima ma poi ti è sfuggita, spiegare a loro come dirigere un'orchestra in realtà è come gestire un'impresa, perché così loro riescono anche a fare questo collegamento. Quindi le abilità manageriali che ci vogliono. Mi richiede questa domanda di un 5 minuti, volete andare o vi spiego la cosa? Allora, un'orchestra tendenzialmente... Un gruppo standard si ha più o meno di 50 persone, quindi c'è un direttore al centro che coordina le idee musicali e l'orchestra è formata da famiglie, quindi pensate proprio a una famiglia, i figli, le donne, i maschietti, le femminucce, quindi l'orchestra ci sono delle famiglie. Le famiglie sono gli strumenti a fiato. Scrivilo un attimo, mi aiuti un attimo. Prendi un foglio vuoto. Fai una torta. Quindi a cerchio così. Quindi la prima famiglia, un quarto, di strumenti a fiati, che più o meno indicano 20 persone, dai 20 delle 30 persone. Poi ci sono, seconda spicchio, strumenti a arco, che sarebbero, l'arco sarebbe, vedete quegli strumenti che fanno così? Quelli si chiamano strumenti a arco, perché quella cosa si chiama arco, che è stata inventata, poi tra l'altro, vedete il bagaglio culturale dell'Italia, che io mi arrabbio. Faccio come Calvino, io devo mangiare il cranio di questi politici così, mangiati così. Niccolò Amati è stato inventato da un italiano, quindi da arco o archetto, archi, quindi c'è una sezione di fiati e poi c'è la sezione delle percussioni, quindi rullante, cassa, timpani, vibrafono e così via. Poi la sezione degli ottoni, e poi c'è i solisti. Ce n'è un'altra? Piccolina così, vabbè, solisti così, e il coro, solisti e coro. E qui... metti al centro il direttore d'orchestra. Mahler, Gustav Mahler, che è stato uno dei più grossi compositori di musica sinfonica, aveva scritto lui è morto nel 1910-12, non mi ricordo, chiedo scusa, comunque agli inizi del Novecento, ha scritto l'ottava sua sinfonia, si chiama intitolata La Sinfonia dei Mille, che significa... che richiedevano 1000 persone per fare la sinfonia. 1000. Pensate un direttore d'orchestra, che io ho assistito, con Gatti, con la Royal Philharmonic Orchestra, pensate il mio prestigio che ho avuto. No, prestigio. Il prestigio, ma il dono e la fortuna di avere. E l'onore, esatto. L'onore che io ho avuto.
cioè di stare, erano tre cori, il direttore eri circondata da 1000 persone per fare quella sinfonia. Ora immaginate le scariche di adrenalina, ma non solo, la capacità organizzativa del cervello. Sapete, il neurochirurgo, il mio neurochirurgo, laureato che mi hanno operato tra i primi 5 al mondo, mi ha detto così: la mia reattività non è stata casuale, perché quando sapevano che io ero un musicista e un direttore d'orchestra, perché loro sostengono questa teoria che i musicisti hanno una rigenerazione dei neuroni, sono più veloci rispetto alle persone normali. I musicisti hanno questa fortuna di rigenerarsi in maniera molto veloce, e loro sostengono questa teoria, che il fatto che io abbia reagito in maniera quasi in fretta, perché ancora devo recuperare, sia stato il fatto che io sono un musicista. Quindi abbiamo un'orchestra più o meno di 50, 60, 70 persone, 60, dai 40, 60 lo standard, diciamo. Un'azienda, come è considerata un'orchestra, un'azienda da 60 persone? Medio, piccola? Medio. Poi, a seconda del budget negli Stati Uniti, dell'orchestra, viene classificata l'orchestra, cioè c'è la double A, che significa la doppia A, la doppia B, poi c'è A, B, C, D, E, F. A seconda della sigla della lettera ti classificano l'orchestra, e questa classifica, che è ovviamente da un punto di vista artistico e dall'altro è definito dal budget dell'orchestra, proprio il budget economico. Il teatro dell'opera, per rendervi conto dei numeri che noi, di cui parliamo, il teatro dell'opera di Roma, dal comune di Roma, sapete quanti soldi dà? Quindi non dalla regione, dal comune di Roma, al teatro dell'opera. Dite, più o meno, secondo voi, quanto il teatro dell'opera può costare? Quando? L'anno? Sì, anno. Il budget annuo. Simone, tu che pensi? Monica, dottoressa Monica. Il comune di Roma, il comune di Roma dà al Teatro dell'Opera di Roma, che ovviamente si tratta tra i migliori teatri al mondo, da 42 milioni di euro. E più o meno, quindi siamo sui 100 milioni di euro l'anno. La New York Philharmonic Orchestra, sapete di quanti milioni? Dollari. Simone, quando pensi che la New York Philharmonic ha dato il budget annuo della New York Philharmonic Orchestra? Quando? No, tu che pensi? Il budget, non l'ho detto il budget. No, non me lo hai detto, non se lo ricordo. Siamo sui 300 milioni di dollari. Il Metropolitan, siamo sui quasi su 800-900 milioni di dollari. La Boston Symphony Orchestra, siamo sui 150 milioni di dollari. Cioè,
l'orchestra regionale del Molise, in piccolo, vi ricordate che ho detto ho trovato un lavoro? Sapete quando ha il budget, quando hanno chiuso tutto l'orchestra, però sapete che budget avevano? 500.000 euro l'anno. Cioè, rispetto a 150 milioni o 42, cioè zero, però voglio soltanto farvi rendere conto che non è lo spettacolo di per sé, ma c'è una produzione, cioè c'è un'azienda, perciò si dice investire nell'arte. Voi immaginate per un attimo, se ci sono posti di lavoro, quanti posti di lavoro nel bagaglio culturale e artistico che noi abbiamo, quante persone potrebbero lavorare su quella cosa? I coreani e i giapponesi verrebbero a nuoto dal Pacifico a Bari, al Petruzzelli, per cantare un'opera o vedere un'opera, la Madama Butterfly, al Petruzzelli di Bari. E noi non ci rendiamo conto. Oppure andare al Teatro dell'Opera o al San Carlo di Napoli. Noi abbiamo un bagaglio culturale. La letteratura operistica mondiale è fatta dal 50-60%. Sapete l'opera più eseguita al mondo? Sapete qual è? La Traviata di Verdi, Giuseppe Verdi. Non John Park, Johnny Park, ma Giuseppe Verdi, Joseph Green. Semantico, Joseph Green. Io, quello che ho imparato negli Stati Uniti, sì, è vero che devi avere talento, bravo, ma per coordinare 60 persone di queste famiglie, gli orari delle prove, a che ora, poi gli orchestrali sono sindacati, cioè questi vengono a paga sindacale, se tu vai oltre i 10 minuti, cioè che cosa significa? Fino a quando l'ente dell'Opera di Roma decide di dare al direttore il concerto, deve essere sicuro al 100% che quel direttore è efficiente, che se dà 10 minuti in più di prova costerà 100.000 o 200.000 euro in più di sbaglio al teatro, cioè sono soldi che vengono persi. Quindi c'è una macchina economica enorme. Oppure il marketing. Simone parlava del marketing. Simone, ti ricordi quando hai fatto l'esempio di questa mattina del marketing e quello che ci promuovono e ci vendono? In America i sovvenzionamenti, la maggior parte dei sovvenzionamenti sono privati, non pubblici come noi abbiamo. Oppure, o meglio, parzialmente ci sono dei sovvenzionamenti pubblici, però la grandezza degli Stati Uniti in questo veramente, il contributo statale avviene a seconda del budget del teatro o l'ente lirico. Cioè se l'ente lirico ha 10 milioni di euro, riesce a farlo con gli enti privati, con la vendita dei biglietti, allora lo Stato dà il 13% di quello che loro riescono a procurarsi. Quindi non danno tutto. Il 13% su 10 milioni quanto è? Per esempio. 13% quanto è? 1 milione e 300. Quindi sono lo Stato dà il contributo in base al contributo del teatro, cioè non è che io mi alzo la mattina e do il contributo al teatro, ma loro vogliono avere delle garanzie prima che funzioni il teatro.
Ed è essenziale questa cosa. Se io faccio una stagione concertistica e non vendo 10.000 biglietti, quanti soldi perdo io per il teatro? Soldi, perdo soldi. E allora io devo stare attento a creare una stagione concertistica che porta soldi. Che significa, se io non riesco a trovare i contributi, chiudo l'azienda. È come se la Fiat, se non riesce a vendere le macchine, chiude l'azienda. E succede anche nell'arte. Quindi noi pensiamo il grande direttore che si muove, oppure si pensa alla bella, ma c'è un sistema economico che fa paura. Non avevate mai pensato, per esempio, chi ha visto il concerto di Laura Pausini, non lo so, un mese fa, su Rai 1, quel mega concerto, chi l'ha visto? La signora? Secondo voi, e io ero a cena con mia madre, gli ho spiegato, lei ovviamente non si rende conto, Pausini è come se fosse il marchio Armani, Valentino o Fiat. Quel concerto, quel mega concerto, quello, secondo me quel concerto è stato minimo preparato un anno prima. Cioè non è che lei si è alzata il giorno dopo, ha fatto quel concerto. Vi rendete conto la scenografia delle luci, l'entrata di Claudio Baglioni, l'entrata in quel momento, l'intervento del pezzo di Claudio Baglioni, c'era l'altro artista a fianco a Pausini a tale minuto, quello è tutto programmato, tutto. Ma perché? Sapete quante persone dietro quel concerto hanno lavorato? È come se fosse un'impresa tessile di Armani, Valentino. Noi abbiamo un'impresa molto molto forte, potente, famosa, ITR a Isernia, che ha un fatturato di 700-800 milioni di euro sulla moda, Dolce & Gabbana, Trussardi, cioè tutte le... Ora, ritornando a quel concerto della Pausini, voi immaginate la macchina di soldi che c'è dietro per fare i Rolling Stone che hanno appena fatto questo. Immaginate voi che c'è dietro una cosa del genere. Quante persone c'erano? 80.000? E chiudo con questa barzelletta, se mi permettete. Riccardo Muti, chi di voi conosce Riccardo Muti? Cioè, non personalmente, io conosco la moglie. Lui è quel signore che ha i capelli lunghi, che quando dirige muove con i capelli così, cioè la cosa. E allora, e si dice in gergo tra direttori, cioè, siccome lui gli piace se stesso, allora si fa questa barzelletta, cioè... Riccardo Muti, uno dei viaggi, crolla l'aeroporto e finisce nel deserto. Allora sta morendo dissetato, dice così, allora prega, signore, ti prego, fai in modo che io possa bere una goccia d'acqua, so che tu puoi salvarmi. Allora il signore, impietositosi, mette il dito, allunga il piatto e mette nel palmo di Riccardo Muti. Allora Riccardo Muti fa così. Oddio, grazie. Allora prende per bene. Grazie.
dobbiamo fare una lezione sulla direzione dell'orchestra, però, a che cosa serve il direttore dell'orchestra? Ragazzi, grazie a tutti. Io non ho potuto fare feedback perché ci siamo dilungati più su altri argomenti. Spero che ci sia un'altra occasione per fare questa tematica. E qualcuno di voi mi ha chiesto i contatti, li ho resi pubblici, per qualsiasi cosa siamo a disposizione, insomma. Grazie veramente a tutti. Noi invece ringraziamo voi, ringraziamo il professor Raucci per il prezioso intervento che direi che insomma è stato molto apprezzato. Abbiamo potuto toccare con mano ciò che significa fare un certo tipo di percorso che non è assolutamente semplice. Quindi vi ringraziamo per essere stati qui con noi questo weekend. Speriamo insomma di avere anche future occasioni di collaborazione. Invece insomma, noi abbiamo concluso in questo modo il laboratorio, che appunto si conclude oggi. Non siamo, ma siamo ancora in streaming? Siamo in streaming? Ma se vuoi poi anche, insomma, così. Quindi salutiamo anche, diciamo, chi ci guarda in streaming, quelli dello streaming, insomma.